Le passioni sono i principali strumenti della nostra conservazione. Volerle distruggere è dunque impresa tanto vana quanto ridicola, perché equivale a controllare la natura, a riformare l'opera di Dio. Se Dio dicesse all'uomo di annientare le passioni che egli stesso gli ha dato, Dio vorrebbe e non vorrebbe, contraddirebbe se stesso. Mai ha dato un ordine tanto insensato. Nulla di simile è scritto nel cuore umano. E ciò che Dio vuole che faccia un uomo non glielo fa dire da un altro, glielo dice egli stesso, glielo scrive in fondo al cuore. Chi volesse impedire alle passioni di nascere, per me sarebbe folle quasi quanto chi volesse annientarle, e sicuramente chi credesse che tale sinora è stato il mio progetto mi avrebbe completamente frainteso. La fonte delle passioni è naturale, è vero, ma viene ingrossata da mille rivoli estranei. Le nostre passioni naturali sono assai limitate, sono gli strumenti della nostra libertà, tendono a conservarci. Tutte quelle che ci soggiogano e ci distruggono ci vengono da altrove. Non è la natura che ce le dà, noi anzi ce ne impossessiamo a suo danno.